Prima di cominciare il confronto, vorrei dare un attimo delle notizie che possono interessare. Il 25 maggio alle ore 10, presso la locale di Romeo, a Porto, Marina di Camerota, c'è una conferenza stampa, una tavola rotonda, intitolata Alle origini della dieta mediterranea. Io faccio presente questa cosa comunale, interverranno il sindaco Antonio Romano, Paolo Gambassini, Gregorio Angelini, Domenico Nicoletti, Rosanna Mazzeo, Gian Piero Galasso, Angelo Di Rita, Luciano Pignatario, Raffaele Sacchi e Salvatore Canicchio. Inoltre, per quanto riguarda invece domenica, la gruppo di Rete4 farà la messa in diretta. La gruppo di Rete4 arriverà venerdì sera, sarà la nostra ospite per quanto riguarda la giornata di sabato. La messa sarà preceduta da una bella cartolina del nostro comune, del nostro mare, delle nostre amicizie. Quindi saranno nostri gli ospiti, anche perché sarà un evento importante, abbiamo solo una testata diciamo, di carattere nazionale, per cui è importante in termini di immagine. Detto questo possiamo cominciare il consiglio comunale. Sì, se posso. Sì. Vista la relazione della mozione con due argomenti, chiediamo l'inversione del gruppo di giorno di questa discussione, perché avremo le dichiarazioni da parte di un po' di affrontare gli argomenti successivi che sono comunque legati agli argomenti precedenti, che c'è vale a dire al piano finanziario discusso nella precedente seduta. Quindi se siete d'accordo, grazie. Prevedere le fonti di uscita per far fronte
a questa seduta. Anticipo anche quello che sarà il prossimo argomento, anche se poi dopo lo discutiamo, giusto che sia. Noi abbiamo, per far fronte alla debitoria, abbiamo aumentato due punti, il punto dell'addizionale IRPEF dello 0,30 e il tributo dell'IMU per la seconda casa altrettanto dello 0,30. Noi abbiamo, credo, fatto un'operazione che rimarrà negli annali di questo ente, perché abbiamo affrontato coerentemente, come avevamo già sostenuto perché eravamo all'opposizione, abbiamo affrontato il problema della debitoria di questo ente. Ci siamo assunti la responsabilità della debitoria delle amministrazioni che ci hanno preceduto. L'abbiamo fatto coscienti che l'alternativa sarebbe stata il dissesto finanziario. E il dissesto finanziario avrebbe portato soprattutto i nostri concittadini, soprattutto le imprese del comune di Camerota, ad avere, per quanto riguarda la tassazione, la massima tassazione per tutti i tributi. Chi vuole affermare il contrario mente, chi vuole affermare il contrario ci deve dire quale sarebbe stata la loro alternativa. Abbiamo avuto per questa operazione il plauso non solo da parte del revisore dei conti e del nostro responsabile del servizio finanziario, ma abbiamo avuto il plauso anche da parte dei colleghi sindaci delle amministrazioni dei comuni che hanno avuto in un certo senso paura di addivenire a questa soluzione, che invece oggi, alla luce dell'evoluzione della normativa che vi è stata una scelta vincente. E vi dico i motivi perché è stata una scelta vincente, che ci porterà fuori dalle problematiche che abbiamo avuto per tanti anni rispetto alla debitoria di questo ente. Perché innanzitutto, con l'approvazione del piano finanziario pluriennale, abbiamo avuto la sospensione delle sentenze esecutive, per intenderci dei pignoramenti, abbiamo avuto la sospensione dei decreti ingiuntivi, e in questo modo l'ente ha potuto liberare risorse per i servizi, ha potuto liberare risorse per i lavori, che in qualche modo già si iniziano a vedere all'interno delle quattro frazioni. Questa operazione ci ha permesso di liberare quelle poche risorse che oggi sono, diciamo, un po' in tutte e quattro le frazioni visibili. Gli impianti di pubblica illuminazione sono stati messi quasi tutto a posto. Per quanto riguarda la pulizia, finalmente abbiamo qualche risorsa da poter portare ad avere un maggiore decoro urbano, qualche piccolo intervento di manutenzione che va oltre alla semplice ordinaria manutenzione lo si vede. Abbiamo potuto fare interventi agli usati, abbiamo potuto fare qualche intervento di fiscosa, e nei prossimi giorni partiranno interventi in tutte e quattro le frazioni. Abbiamo potuto anche realizzare dei risparmi già immediatamente dopo l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario. Per esempio, voglio citare il debito nei confronti del Corisa 4. Nel momento in cui abbiamo approvato il piano di riequilibrio finanziario, chiaramente i maggiori
creditori si sono fatti avanti per capire come potevano essere pagate le loro spettanze. E da allora noi abbiamo da subito iniziato a verificare concretamente quelle che sono queste debitorie e l'abbiamo fatto facendo una ricognizione seria, oculata, partendo dai pagamenti realizzati dal 2000 per verificare appunto quali erano realmente queste debitorie. E per quanto riguarda il Corisa 4, già una bella notizia per il nostro ente, cioè, è che è la seguente. Noi abbiamo verificato i pagamenti dal 2000 in poi e con il ragioniere comunale abbiamo verificato che vi erano stati 450.000 euro di pagamenti fatti e non contabilizzati da parte del Corisa 4. Chiaramente abbiamo trovato lo spunto per poter dire loro che a quel punto bisognava anche stornare tutta la parte relativa agli interessi, tutta la parte relativa alla rivalutazione. E allora quella debitoria che ammontava 2.200.000 in un colpo solo è diventata una debitoria di 1.200.000. E per tale somma noi abbiamo certificato il credito vantato dal Corisa. E così come è successo con il Corisa, vi assicuro che succederà per tanti altri debiti che sono stati inseriti sì per l'intero nel piano di riequilibrio finanziario, ma nel momento della verifica effettiva noi siamo convinti che avremo un abbattimento di oltre il 30% rispetto alla debitoria prevista. E voglio anche chiarire un altro concetto che in questi giorni qualche giornale in maniera erronea ha portato negli articoli. Quando noi parliamo di debitoria inserita nel piano di riequilibrio finanziario, non parliamo di debiti fuori bilancio, ma parliamo di debitoria complessiva, perché a fronte di questa debitoria complessiva il Comune vanta anche dei crediti nei confronti dei concittadini che non hanno pagato determinate tasse. E allora il saldo alla fine non sarà quello relativo alla debitoria prevista, ma sarà nettamente di meno, perché a fronte anche di entrate ancora non pervenute vi saranno chiaramente anche queste entrate che dovranno pur attivare, perché faremo nel caso in cui queste entrate non arriveranno, faremo i ruoli coattivi. Abbiamo già detto ai nostri concittadini che noi abbiamo voluto fare la gestione diretta delle entrate, abbiamo tolto di mezzo Equitalia, ma questo non deve significare che ci sarà da parte dei cittadini una moratoria all'infinito, perché noi saremo un comune amico, attenderemo a quelle che sono le istanze che ci perverranno nel momento in cui c'è qualche difficoltà, ma i crediti vantati dall'ente nei confronti dei contribuenti, quelli dovranno essere onorati anche magari dietro piani di rateizzazione, ma non sarà assolutamente consentito alla nostra cittadinanza di poter fare come purtroppo in qualche caso si è fatto in passato, che in alcune circostanze queste entrate non sono più pervenute all'ente. Quindi comune amico, ma un comune che farà per intero il suo dovere nella riscossione delle entrate, che è stato a nostro parere la vera pecca della passata amministrazione, che ha portato ad una percentuale che ha sfiorato appena il 30%, quella delle entrate rispetto alla tassa, che è la tassa per eccellenza più importante del nostro ente. Io mi fermerei qui nella disamina un po' di quella che è stata la deliberazione fatta, ripeto, con grande responsabilità.
attività nell'ultimo consiglio comunale. Voglio ribadire in questa sede che per quanto riguarda gli atti propedeutici all'approvazione di quella delibera erano già almeno 24 ore prima presso la sede comunale, e quindi se la relazione del revisore dei conti voleva essere analizzata, si trattava di 3 pagine, bastava un'ora di dedica a quella relazione per poter essere presenti e per poter votare all'unanimità, perché quella era una delibera da votare all'unanimità in questo consiglio comunale. Ci dispiace che ciò non sia accaduto, ci dispiace che un atto così importante per evitare il dissesto finanziario al nostro ente l'abbia solo votato la nostra parte, ma noi allo stesso modo diciamo che siamo orgogliosi di aver fatto tutto questo per gli interessi superiori della nostra cittadinanza e per gli interessi superiori del nostro territorio. Ma naturalmente su alcuni degli argomenti trattati nell'intervento del sindaco ci ritornerò successivamente quando tratteremo della mozione, perché in maniera compiuta smentiremo le affermazioni secondo cui la documentazione relativa al piano finanziario era presente prima del Consiglio Comunale la volta scorsa. Adesso mi soffermo intanto all'argomento che riguarda oggi, l'argomento e cioè sulla addizionale IRPEF, perché la verità è che fa parte, così come giustamente diceva, della manovra che prevede il piano di riequilibrio pluriennale finanziario dell'ente, che prevede 10 anni perché il piano di rientro è spalmato in 10 anni su una novità legislativa che ben venga, perché ritengo responsabilmente che i comuni avevano bisogno, quindi io non invoco, come alcuni avvoltoi, non invoco il dissesto per i comuni, perché in più occasioni e per onestà intellettuale ho sempre ritenuto che i comuni dovessero avere la possibilità di risalire la china, soprattutto per le condizioni, per le restrizioni finanziarie del governo centrale e periferico, ma che comunque dovessero mettersi nella giusta traiettoria di un'azione di risanamento e nello stesso tempo di un'azione virtuosa in un momento di crisi. E quindi che ben venga il decreto legislativo 174 che dà la possibilità agli enti di risanare attraverso il dissesto guidato, perché si tratta comunque di un predissesto finanziario. E voglio ricordare al sindaco che l'opposizione in maniera responsabile e non per mero formalismo, così come enunciato da lui nel precedente consiglio comunale, ha richiesto, come giusto che sia, di partecipare alla discussione, ma soprattutto alla elaborazione dei dati contabili e amministrativi che hanno portato alla elaborazione del piano di riequilibrio finanziario. E quindi veniamo anche a quelli che sono stati i passaggi, perché poc'anzi diceva che lui ha sempre sostenuto della deficitarietà dell'ente, delle condizioni in cui versava l'ente. Ebbene, è bene che sappiate che questo percorso è stato intrapreso nel giugno 2011, allorquando
dopo una serie di difficoltà che avevamo nel frattempo verificato e l'emersione di una miriade di debitori da parte dell'ente, che con una delibera su mia proposta delegammo l'allora segretaria comunale dottoressa Giuseppa Bairo alla individuazione e alla ricognizione dell'intera debitoria del comune di Camerota. E questo lavoro, che comunque era dovuto perché l'ente non riusciva più ad effettuare pagamenti, perché il comune di Camerota non riusciva più a garantire i servizi essenziali, così come ancora tutt'oggi non riesce a garantirli. Ma se in questo spazio temporale di circa 2 mesi è riuscito a sbloccare qualcosa, è perché si è aderito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale che prevede lo svincolo di queste somme. Così come citava il debito con il Corisa 4, quasi portandolo ad una conquista da parte di questa amministrazione, però non dice il sindaco, non dice che quello era un debito che aveva prodotto le sue amministrazioni, che andavano dal 2000 al 2008 per un importo, e questo resta negli atti dell'ente, sempre da noi e da me soprattutto contestato, tant'è, e questo sono gli atti che parlano, questo pagamento che loro avevano autorizzato nei confronti della Corisa 4 fu bloccato dal sottoscritto ritenendolo iniquo, ma soprattutto inopportuno, sia per quanto riguarda la contabilizzazione dei pagamenti riferiti al ciclo dei rifiuti, perché venivano conteggiati una volta dal Corisa e una volta dalla ENE, il cui presidente all'epoca, e ne può dare conferma, era l'attuale presidente del Consiglio Comunale, dottor Esposito. Ebbene, in seguito a quel blocco, che comportò un risparmio per i contribuenti, in quel momento la loro amministrazione, ma soprattutto chi vi parla, che all'epoca era assessore al bilancio, comportò un risparmio, ma soprattutto un giudizio con il Corisa, perché gli contestavamo sia le quote e gli contestavamo gli interessi, che erano all'8,50%. Pensate che soltanto gli interessi che si dovevano corrispondere al Corisa 4 erano di 350.000 euro per il pagamento in 3 anni, e noi questo gli contestavamo, così come gli contestavamo anche il pagamento di alcune quote, perché appunto, come dicevo prima, venivano conteggiati sia da una parte che dall'altra. Quindi sì, il predissesto è un'opportunità per gli enti, però bisogna anche fare memoria storica rispetto alle responsabilità di chi ha creato il dissesto o il predissesto finanziario. Bisogna capire perché oggi noi ci vincoliamo per 10 anni, e questa è la ragione per la quale oggi si aumenta l'addizionale IRPEF per inserirla nel piano decennale di ripianamento della debitoria che è stata contratta negli anni soprattutto dal 2002 al 2008. E poi dirò successivamente gli elementi che oggi, e soltanto oggi alle 14:30, siamo venuti a conoscenza del suddetto piano. E poi volevo ricordare anche in merito alle percentuali di riscossione, in un momento difficile sì, per non solo per il nostro comune, per
per l'intero, l'intero territorio e per l'intero paese. Ma il trend non era quello che diceva prima il sindaco, perché nel 2009 era il, circa il 45%, nel 2010 circa il 53% e nel 2011 circa il 60%. Questi sono i dati. Poi per quanto riguarda l'altro aspetto, farò naturalmente, approfondirò soprattutto per quanto riguarda il piano finanziario, perché questa era la ragione per la quale avevamo chiesto l'inversione dell'ordine del giorno negli argomenti successivi. E questa è la ragione per la quale noi, rispetto all'aumento, votiamo, diamo voto contrario rispetto al vostro aumento, con senso di responsabilità, ma soprattutto perché la partecipazione al piano, poi lasciamo perdere le responsabilità, perché quelle sono naturalmente, non spettano a noi, spetta però discutere delle responsabilità politiche, e poiché questa partecipazione non è stata consentita al gruppo di opposizione, che poteva esprimere naturalmente non solo un giudizio compiuto sugli atti, ma aveva il dovere di partecipare così come previsto per le sue prerogative di consiglieri comunali. Innanzitutto buonasera, due parole sono per quanto riguarda ciò che ha esposto il nostro sindaco per prima, per quanto riguarda il parole 4, sindaco, io sono ho letto la notizia e quando guardo il risparmio o il vincolo del quale è fatto con il consorzio. E io non posso che essere la persona più contenta di questo, credete di sapere che la debitoria fatta col consorzio di bacino è un qualcosa che appena arrivato qui in amministrazione come assessore mi ha lasciato un po' sbalordito rispetto alle cifre di cui si parlava, quindi io non mi sono mai assunto responsabilità in merito, in quanto io ho lavorato col consorzio di bacino praticamente un 7-8 mesi, poi non ho più voluto avere nulla a che fare, anche in seguito a blocco dell'accordo che facevo all'epoca il padre che è appena esposto, perché c'è quasi questo tasso di interesse che insomma distaguava le case pubbliche a Roma, al quale poi si aggiungeva un disservizio enorme che dà un consorzio di bacino rispetto al servizio territoriale e di abbandonare il servizio per la strada, che è impercorribile, ci sono testimonianze, e ho adottato quella linea che oggi sta adottando mia grande soddisfazione anche l'attuale amministrazione, perché i rifiuti in differenziati che quindi riguardano la natura e non la conta per l'altro. Quindi io non solo le chiedo di approfondire il discorso rispetto a quei fondi che erano stati mal calcolati da Corsa 4, mi pare parlare di 400.000 euro, una decina, 50 che è un'assurdità e fa bene a recuperare questi fondi, io aggiungerei proprio per il rancore che abbiamo visto questo consorzio, che è assolutamente un fallimento nella nostra realtà occidentale, io le chiedo di verificare dove sono finiti i fondi destinati ai comuni per quanto riguarda tutto il materiale riciclato che abbiamo portato a Banco Scalo, che sono stati tantissimi, mi pare che si parla dal 99-2000 fino al 2010, per cui io ho lasciato andare questa situazione per andare verso l'Alto Sud, il Comune di Campo non ha potuto mai vedere un centesimo rispetto al riciclato che oggi invece Tonali ci garantisce e che sono fondi che il Comune potrebbe utilizzare non per forza per quanto riguarda il settore dei rifiuti, perché la legge che non ce l'ho, però potrebbero essere utilizzati per dei lavori di ordinaria manutenzione e quant'altro. Questo è quanto riguarda la questione del consorzio. Per quanto riguarda, io francamente vorrei anche motivare il mio voto, perché è chiaro che questa deve essere una cosa che va precisata. Ciò che oggi ci viene proposto per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, quindi IRPEF, insomma, oggi viene avvalorato per attese e per le preoccupazioni che noi praticamente abbiamo esternato durante quel consiglio in cui si votava per il riequilibrio finanziario,
E in quello caso infatti noi dicevamo la popolazione che questo stato di riequilibrio finanziario, il sesto chiamato come vuole, avrebbe inevitabilmente portato a un aumento fino ai massimi previsti dalla legge delle tasse a carico dei cittadini. Partiamo dal presupposto che oggi non è il caso di aumentare le tasse ai cittadini che sono già tanto, insomma, hanno tante difficoltà che dovessero arrivare a fine mese. Ma da che cosa si adora questo fatto di questo minimo buono? La liquida variabile è stata comune nella misura di 0,8 percentuale. Giusto, mi pare che era con la delibera di giunta municipale numero 80 del 24 marzo 2006, perché fu allora che fu stabilita l'ultima liquida rispetto all'IRPEF, quindi con l'amministrazione di Troppoli, fu stabilito una liquida formale che iniziava a formare 0,50%. Quindi se oggi noi andiamo ad aumentare 0,0,30, cioè 0,3%, si arriva praticamente al massimo consentito dell'aumento dell'IRPEF a carico dei cittadini, e quindi viene praticamente confermato ciò che noi avevamo già avvisato al momento del Consiglio Comunale in cui abbiamo bocciato il riequilibrio, e che si sarebbe messo le mani nelle tasche dei cittadini fino alla massima potenza. Ovviamente l'amministrazione ha il dovere di farsi conti per far pagare il bilancio comunale. Io raccomando più che altro anche di evitare spese inutili per andare a verificare questo sforzo che noi cittadini, o almeno coloro come me, devono fuori pensamente lì per questo iniziale comunale, e che ci sia un risparmio importante per evitare che domani venga verificato questo sforzo, e comunque i cittadini non avrebbero voluto i servizi utili qui a Camerota, perché i soldi che si incassano lì avrebbero speso per forse praticamente che io tengo. Quindi io non voto questo momento di dire, perché se raggiunge il massimo punteggio stabilito si impoverisce ancora di più l'economia delle famiglie e ci dà ragione rispetto alla nostra perplessità che invece non testava rispetto all'ultimo consiglio che è venuto. Per terminare, sono contento che già ci siano delle risposte e dei risultati per questi grandi sacrifici messi in campo. In un anno lei ha pagato della pubblica illuminazione delle scuole, dove io ho prestato l'interrogazione, Presidente, non so se oggi verrà discussa, magari anche un'altra volta, ma sulla pubblica illuminazione avrei da dire qualche cosa sulle grandi opere fatte da lei in questo momento. Poi dobbiamo parlare dei lavori che lei accennato poc'anzi nella premessa, che però appena discorso abbiamo fatto i lavori, io parlo perché nel discorso ci dico mi sono distratto, caro sento che io lavori non ho visto di alcun tipo, anzi il discorso della frazione che sta aspettando una risposta dal sindaco, risposta a quelle tante promesse che avete fatto in campagna elettorale. Sono tutti così. Devo innanzitutto ringraziare tutto il sposto per essere stato presente alla manifestazione che si è tenuta nei giorni passati a Camerota, e così visto che si parla anche di altre cose che si andranno a realizzare nei prossimi giorni. Però purtroppo il Consiglio non si è aperto solo con le belle notizie del dottor Esposito riguardo a questi eventi che servono a dare visibilità al territorio, ma si è aperto come si sono aperti gli ultimi consigli di questa amministrazione, ossia ad ogni consiglio comunale apprendiamo una nuova tassa. Nell'ultimo consiglio abbiamo assistito alla tassa di soggiorno ed oggi invece ci viene regalata l'addizionale sull'IMU. Quando poi chiaramente si era tanto decantato in giro che non ci sarebbero stati più scossoni e nuove tasse. Io lo dico convinto e credo che bisogna ragionarci, perché il nostro comune sta vivendo questo momento difficile, lo dobbiamo riconoscere tutti, e tutti quanti dobbiamo rimboccarci le maniche, ma
una stagione che tarda o è ancora del tutto assente a decollare, a mio avviso bisognerebbe un attimino stare tranquilli, perché i cittadini adesso veramente hanno stretto la cinghia oltre ogni limite, ma non dico solo a livello locale, sto parlando a livello nazionale. Quindi per quanto mi riguarda, io credo che bisogna che ci assumiamo delle responsabilità. Come giustamente il sindaco ha parlato di assumersi delle responsabilità riguardo alla debitoria. Io sono d'accordo con lui, perché se vogliamo fare un rapporto anni di gestione e debitoria, il sindaco sarà ben onde di dire che ci dobbiamo assumere delle responsabilità. Queste responsabilità che però oggi escono fuori, e oggi i nostri concittadini vengono a conoscenza di somme stratosferiche, mentre elegantemente e con sagacia del mestiere, durante la campagna elettorale, tutte queste cose venivano nascoste ai concittadini, dicendo che vi erano tantissime entrate che andavano quasi a pareggio. Quello che poi il sindaco dice tra le righe: ci sono tante entrate, tante situazioni che sono state appianate con i consorzi. E allora perché si vuole ricorrere a questa anticamera dello scatafascio che, come diceva Pierpaolo, imbavaglierà il nostro comune per i prossimi anni? E lo si vuole fare poi sulla pelle della gente, continuando a spingere l'acceleratore sulle tasse che portano poi alla paralisi degli investimenti, alla mancanza di potere di acquisto delle famiglie e quindi alla paralisi del commercio, che mette poi in ginocchio le aziende e le famiglie e le mette in condizioni di non pagare le tasse. Il dissesto finanziario è in atto e lo sa l'intera popolazione. Bloccare gli atti di pignoramento di cui parla il sindaco va bene, ma è un escamotage per far sì che si possano liberare quelle poche risorse che poi vanno spese come queste poche risorse, facendo arrivare il metro del mare che costa 20.000 euro all'ente, promuovendo un ufficio del turismo che costerà 100.000 euro con una provoca che invece a noi non costa niente e che è riconosciuta da 30 anni sul nostro territorio, oppure facendo l'informazione dilettantistica in modo professionale retribuita oltre ogni limite, oppure cambiare il pistole di ordinanza quando nel comune di Camerota non servono, perché per fortuna ci sono tante altre priorità. Io penso che questo poi porta allo scatafascio. Piuttosto, perché non la spendiamo la domenica intera e le guardiamo ad uno le voci che hanno portato allo scatafascio a Camerota? Perché non ci soffermiamo punto su punto? Mi va bene che viene contestato che sono state individuate 450.000 euro non pagate, ma andiamo a prendere tutta la debitoria e andiamo a far sì che ogni punto vediamo chi, come e quando è stato causato tutto ciò. Perché lì è da lì che bisogna partire. La gente è stanca dello scaricabarile: sei stato tu, sono stato io, è stato quello, il 99, il 2000, il 2001. Caro sindaco, o meglio sindaco, tu sei stato 20 anni e sei come Fonzio Pilato, ti lavi le mani come se tu non avessi partecipato a nulla, come se in questo comune tu ti sei volatilizzato e sei venuto a fare solo le cose brutte. E veniamo poi alle debitorie. Va bene che un'azienda si indebita per crescere, ma andiamo ad analizzare se noi abbiamo un'opera
passa o non si passa. E allora questo noi dobbiamo parlare di queste cose, dobbiamo smetterla di venire qua a dire sempre dei debiti, li risaniamo, li ripianiamo, li riportiamo. Allo stato delle cose la situazione del paese è questa, è questo che a me preoccupa, cari colleghi dell'amministrazione, mi preoccupa. Signori, ma andiamo un poco per le strade
amministrazione che nonostante le difficoltà qualche cosa la fa vedere alla nostra cittadinanza. E l'impegno soprattutto lo fa vedere quotidianamente rimanendo sui problemi, rimanendo anche fisicamente nelle quattro frazioni. E allora la dobbiamo un po' finire, come se da una parte ci fossero le persone per bene, le persone oneste, e dall'altra parte invece chissà. Ma la vogliamo dire una cosa in tutta onestà, la vogliamo dire. Ma se noi abbiamo amministrato così male, ma come mai la popolazione ci ha rinnovato il consenso sempre? Come mai? E questa della debitoria così nefasta è stato oggetto di campagna elettorale e la popolazione ha votato per noi e adesso la dovremmo un poco smettere. Non siete stati capaci di affrontare la questione della debitoria, noi lo siamo stati e oggi ancora venite a parlare di un tema che è stato ripetuto mille volte anche in campagna elettorale. La popolazione vi ha detto che non siete credibili rispetto a questa storia, perché ha capito la popolazione che nonostante c'era una debitoria non siete stati capaci di affrontarla, come se questa debitoria doveva rimanere da parte. Addirittura i decreti ingiuntivi li abbiamo trovati nei cassetti, addirittura in molti casi non vi siete costituiti nemmeno per dibattere questi decreti ingiuntivi e oggi ci troviamo in situazioni in cui interessi e rivalutazione sono più della sorta capitale, perché non avete assolutamente dato risposta su questo fronte. Noi già abbiamo creato tutta la banca dati. Se volete potete venire al comune e troverete pratica per pratica, troverete la storia di ogni pratica. E questo è il modo di affrontare i problemi, non quello di rifugire dai problemi. E allora noi rispetto a questa situazione abbiamo avuto la forza, il coraggio e anche la lungimiranza di affrontarlo nel modo giusto e vi assicuro che questo è stato l'unico modo per uscire fuori dalla crisi, perché io già ritengo che siamo fuori dalla crisi. Fatto è che già abbiamo avuto anche da parte della Cassa Depositi e Prestiti un prestito per 30 anni al tasso del 3% per affrontare con il cash i debiti e avremo la possibilità anche di abbattere notevolmente i debiti stessi, perché diremo ai nostri creditori: sentite, qua c'è questa somma, e allora l'abbattimento del 25% del 30% anche sulla somma capitale sarà possibile, perché siamo stati capaci anche di farci dare dalla Cassa Depositi e Prestiti 2 milioni in 2 anni, e il periodo di ammortamento partirà per il 2013 dall'anno prossimo, e per il 2014 partirà nel 2015. Questi sono i fatti che sono incontrovertibili, questi sono i fatti che ci portano a dire, senza poter essere smentiti, che con questa operazione abbiamo salvato il comune di Camerota, i cittadini del comune di Camerota dal dissesto finanziario. Solo per una comunicazione sull'ultima cosa che ha detto il nostro sindaco, credo che la notizia che sia, come dire, sarà sicuramente accolta all'unanimità con estrema soddisfazione. E cioè proprio quella del prestito con l'istituzione trentennale di 1.990.000 euro che sono fondi che dovranno essere utilizzati per gli operatori che lavorano nell'ambito del ciclo dei rifiuti. Però questo non è sufficiente, a mio avviso, nel senso che è sicuramente una notizia importantissima e che va nell'ottica di sostenere i comuni in un momento di difficoltà, ma prima ancora di sostenere i comuni in questo momento di difficoltà, secondo me la questione centrale di questa disponibilità è un'altra risposta. Perché?
Venerdì scorso noi siamo stati, io sono stato delegato dal sindaco a partecipare ad un incontro a Palma della Lucania, dove erano presenti per la prima volta circa 30 comuni sui 49 che fanno parte del consorzio di bacino. Come sapete, al 30 giugno, salvo proroghe che al momento sembrano improbabili, i consorzi di bacino saranno liquidati. Per cui i comuni vedranno andare in capo alle proprie competenze l'intero ciclo dei rifiuti. Quindi è un momento importante di svolta e di passaggio, anche in riferimento a qualche osservazione che faceva il consigliere Petrolato in ordine alla scarsa funzionalità del consorzio nella gestione di determinati servizi, cosa che però noi abbiamo potuto riscontrare proprio nelle settimane successive al nostro insediamento. Però qual è la sfida che il Comune di Camerota ha posto sul tavolo del consorzio? Ed è, mi pare, una cosa condivisibile, anche se sono stati veramente pochi i comuni che si sono pronunciati su questa cosa. Noi abbiamo fatto questa proposta. Di questa disponibilità finanziaria, il Comune di Camerota in quella sede ha proposto di pagare prima gli arretrati dei dipendenti, che nel Comune di Camerota è una delle situazioni più drammatiche, almeno comparandole con quelle dei comuni che erano presenti, e poi successivamente procedere all'accordo alla restituzione delle restanti risorse rispetto agli altri operatori che operano nel ciclo. Questa proposta è stata da alcuni comuni accolta favorevolmente, devo dire soprattutto dai comuni costieri, da qualche altro comune è stato accolto in maniera, diciamo, più calda. Però la verità è questa, che tutti i comuni hanno espresso solidarietà per gli operatori e per i lavoratori. Allora, se questa solidarietà è sincera, se questa solidarietà è reale, in questo caso la politica, all'unanimità rispetto a questa vicenda, deve sostenere questa proposta, perché purtroppo non è scontato quell'attuazione di questa proposta, perché le società di cui sono dipendenti, il dottore che ha gestito per molti anni e ha lavorato per molto tempo in questo settore lo sa bene, tutto risposto, potrebbero rivendicare in via, come dire, prioritaria il pagamento alla propria tesoreria per poi procedere al pagamento dei dipendenti della ditta. Ma questo che rischio ci dovrebbe correre? Dovrebbe correre il rischio che solo un 30% delle intere risorse che noi daremo alla società IEL verrebbe poi girata agli operatori. Quindi io credo che una proposta di umanità, oltre che di solidarietà rispetto agli operatori, che ringrazio infinitamente per il lavoro che abbiamo svolto, e soprattutto perché la tesi del pagamento diretto agli operai è stata sì criticata da alcuni comuni a monte, chiamiamola così, ma è stata sostenuta dai sindacati che hanno ringraziato il Comune di Camerota per essersi più volte assunto la responsabilità di aver potuto procedere al pagamento diretto di queste infrastrutture. Mi si chiederà nell'ambito di questa discussione dove voglio andare a parlare rispetto alla questione finanziaria. E siccome si parlava della debitoria di 1 milione di euro che è andata a transazione con il consorzio, guardate, in questo momento quella transazione ci permette di poter utilizzare più risorse per la IEL e quindi per i dipendenti, piuttosto che avere la medesima debitoria precedente che ci avrebbe costretto a dover rispondere prima a quel debito, perché era il più grande, e successivamente alla IEL. Per cui delle responsabilità rispetto a questa vicenda agli operai non importa un finzetto, ma interessa invece che noi attraverso questa transazione abbiamo ridotto quel debito ed oggi il debito principale è con la IEL. Rispetto a quella debitoria la nostra proposta è 350.000 euro, è il totale degli stipendi arretrati dei dipendenti. Comune di Camerota, quel tavolo ha detto, prima si paga i dipendenti e mettiamo da parte il dramma, nonché la vergogna di quella debitoria arretrata, e poi ragioniamo su questo.
partite aperte con gli operatori del ciclo dei rifiuti. Io non vorrei andare in Parlamento, solo una cosa, perché penso che sia così interessante per tutti i tempi, perché io mi sono informato sulla questione, ho letto come correre il punto presso il Vaticano. Francamente io, ecco, umanamente ho accolto con soddisfazione, perché alla base di tutto ci deve essere il bene delle famiglie. Siccome i dipendenti da lei sono tanti, non può essere condizionato. Però io vorrei anche sottolineare una cosa. La metodica e le modalità utilizzate dal Comune per il pagamento dei dipendenti sono date dalla direzione, ovviamente, sacrosanta, di garantire lo strumento adesso. Però oggi ci troviamo in una situazione un pochettino assurda, dove abbiamo dipendenti che vengono soddisfatti dal punto di vista contributivo, retributivo, ma non retributivo, perché io voglio la garanzia assoluta che l'AIELE abbia provveduto a versare tutti i contributi previsti per legge agli operai, previste la indennità, compreso, non so adesso, se non la vita, non so cos'hanno. Cioè, l'importante è che gli venga a garantire, cioè si va a garantire questo, perché poi ci potrebbero essere dei problemi dopo. Siccome so che sia il consorzio che lei hanno già avuto problemi in passato rispetto a contributi non versati dipendenti, non vorrei adesso che si ritorni di nuovo a questo spiacevole problema che dovranno comunque affrontare dopo questi dipendenti, cioè anni praticamente. Dottor Alessandro, un lavoro anche complesso e difficile che non tutti possono fare, e poi la fine trovarsi senza l'altro per un contributo di la seconda cosa, il sindaco, le 26.000 euro che lei citava prima, io le inviterei anche a controllare bene, perché 26.000 euro prima di 3 mesi estivi con 2 auto con 4 ore da portarsi che hanno portato al finanziamento del prezzo, 26.000 euro non erano per 12 mesi, perché dopo praticamente veniva restituito al lavoro uno dei mezzi più costosi, alcuni compattatori che servivano per il supplemento estivo, e quindi 26.000 euro non sono per tutto l'anno. Oggi, se lei riesce ad effettuare la manovra di pagamento per l'acquisto che io avrei comunque voluto fare, io sono più contento, perché le cose vanno fatte chiaramente. Il sottoscritto ha ricevuto l'eredità difficile, perché l'ultimo contratto con lei, che conosce bene, che si doveva letto, anche il tuo esposto per firmato, prevedeva una spesa annua per gli otto mezzi pari a 310.000 euro l'anno, escluso praticamente assicurazioni e manutenzione. Invece io con 26.000 euro solo nei periodi estivi, in realtà nei periodi invernali, avevo garantito dei mezzi nuovi, non quelli che ci dava l'aereo, ma fu sempre compreso assicurazione e manutenzione. E quindi se ne è riuscito già ad avere un miglioramento rispetto a quello che è successo in passato, e lei adesso ha il compito e il dovere da sindaco di effettuare un vero miglioramento rispetto a quello che ho fatto io per il popolo. Per questo ci vuole, per questo ci vuole. Terzo punto e l'ultimo che lei ha affrontato, il ruolo di 700.000 euro, lei si riferisce ad anni fa. Io vorrei chiedere a Ciro con tutta sincerità se oggi riesce a fare il servizio con 700.000 euro. Anche perché abbiamo riconfermato che è lo stesso ruolo, quindi è impossibile, con tutta la con, così come è, perché poi la magica più aumenta la differenziata è più costa, a livello politico bisogna limitare la parte dei cittadini, perché c'era un costo importante, e nel momento in cui poi io ho la crisi sui servizi della spazzatura aumentano ancora di più i costi, perché poi si deve andare in altre piattaforme portate in differenziale, i quali si fanno pagare molto di più rispetto ai cammini. Quindi il ruolo purtroppo è difficile da diminuire, a meno che ci sia comunque un sistema di ciclo integrato dei rifiuti efficiente che possa dare modo a tutti i comuni di poter abbassare i costi e migliorare il servizio. Grazie. Non ci sono altri interventi, passiamo ai fondi. Chi è favorevole a modificare il funzionario comunale? Il voti favorevoli.
ma che è ancora vicino
vicino al genitore perché non c'è magari la possibilità di poterla dare e donare al proprio figlio, perché sarebbero dei costi per un genitore dare la seconda casa al figlio e poterla con un atto che costa un sacco di soldi donare al figlio e così farla diventare una prima casa. Quindi anche questo è una cosa molto sentita dai nostri concittadini, i quali giustamente mi dicono sì, seconda casa vicino a me, ma ci abita mio figlio, e questa seconda casa a me non dà niente, ma mi dà più spese perché viene considerata e tassata come seconda casa. Quindi sarebbe un argomento un attimino da, come si dice, trattare in una seduta un pochettino più ampia. Sentitemi una piccola lettera. Che si vuole ancora una volta stravolgere la realtà. Torno a ripetere, con il dissesto finanziario abbiamo avuto la massima tassazione, non solo lo 0,30 per la seconda casa, che sarebbe stato addirittura superiore, ma anche per la prima casa. Quindi voi con la proposta di stasera avreste proposto il massimo della tassazione per tutte le tasse, perché praticamente state dicendo in maniera chiara che dovevamo dichiarare il dissesto finanziario. Perché, torno a ripetere, l'alternativa è tra piano di riequilibrio e dissesto finanziario. Poi devo ricordare all'attuale opposizione che oggi viene a dire che una casa che paga, per quanto riguarda gli ospiti delle case vacanze, che pagano 2 euro e basta a persona, poi possono rimanervi anche un mese all'interno di quell'appartamento, 2 euro, senza ricordare che l'attuale opposizione ieri aveva previsto di tassa di soggiorno 2 milioni e 100 mila euro per il 2012, bilancio pluriennale approvato nel 2011, 2 milioni e 100 mila euro a fronte di una previsione di questa maggioranza di complessivi 230 mila euro. E allora, guardate, voi dovete anche ricordare e agire in maniera coerente rispetto alle cose che avete detto in passato, perché noi nel 2009, nel 2010 e nel 2011, quando abbiamo fatto opposizione dura rispetto alla questione della debitoria, poi quando siamo diventati maggioranza non è che ce ne siamo dimenticati quelle cose che avevamo detto all'epoca, abbiamo affrontato il problema in maniera coerente rispetto ad allora. Invece voi allora volevate una tassa di soggiorno con una previsione di 2 milioni e 100 mila euro, prevedendo per tutti i pernottamenti, non solo per un pernottamento, la tassa stessa, e oggi venite a dire che abbiamo tassato le case prevedendo 2 euro e basta per un solo pernottamento, non per tutti i pernottamenti degli ospiti e dei turisti. E quindi credo che la popolazione, credo che i cittadini che ci vedono anche dalla televisione, dal Cilento TV, capiscano bene chi è che oggi ha fatto i loro interessi, chi è che oggi si è comportato in maniera responsabile e chi invece continua a fare demagogia. Sono attualmente, passiamo alla votazione. Che favorevole la modifica di costanza?
Propongo un'inversione all'ordine del giorno, il punto 4 con il punto 3. E quindi passare al regolamento per la tutela della popolazione che è favorevole all'inversione dell'ordine del giorno, anzi la mano. Saluto Polese. Della collaborazione di signore, che io veramente ringrazio perché è un esempio di
senso civico e soprattutto sono messi in pericolo l'amministrazione, ma in generale anche la politica, quando ha dei riferimenti nella rete civica dei territori, delle comunità. È giusto che noi ascoltiamo le istanze che provengono, soprattutto siamo fortunati a poterci parlare di queste collaborazioni così spontanee che provengono. Per cui il censimento locale dei cani pericolosi, secondo me, è la cosa principale che va fatta, un'anagrafe canina che si deve fare in collaborazione con la Camerazzi e poi l'istituzione di questi cani sicuramente che saranno individuati e gestiti dal comune in collaborazione con le associazioni locali. Naturalmente, appunto, un suggerimento, soprattutto se i cittadini che si sono interessati a questa cosa vogliono aggiungere qualcosa a quanto detto, dopo l'intervento dei consigli, penso che nessuno può parlare. Facciamo parlare una da tre. Ecco, quello diciamo. Giustamente, da un punto di vista scientifico, quella è una disamina. Oltre a questo, noi abbiamo già individuato una decina di cani in tutte le frazioni, cioè nella totalità sono una decina di cani tranquilli che hanno già punti di riferimento. Cioè, questo fatto del cane di quartiere praticamente è sotto la tutela del comune, poi viene e quale comune può rappresentare a quei cittadini, a tutti i cittadini, società volontariato. Diciamo, è una prova di civiltà, cioè secondo me un ottimo ritorno d'immagine per il comune e anche soprattutto dal punto di vista turistico, perché cioè questi cani che sembrano abbandonati, quindi i nostri cani di quartiere sono già ben tenuti da tutti, però il turista viene, non ha un collare, non è identificato, non c'è un punto di riferimento, c'è cioè, una minaccia. Invece uno sa che il cane viene inserito, viene identificato, magari con un collare di comune di Camerota, un collare di zona, spariscono i collari, in quel caso mentre i collari cani e i collari spariscono, insomma, questo qua secondo me è un primo passo, cioè il cane di quartiere è fondamentale secondo me proprio per dare un'immagine, diciamo, di particolare, dovremmo essere il primo comune del Cilento a fare questa cosa, se non sbaglio. Poi da lì vengono tante altre cose, cioè il comune ha una convenzione con un ottimo canile, perché chiaramente non si possono fare 200 cani in quartiere, però se ci sono dei cani che magari vengono abbandonati, se non possono essere assimilati come cani di quartiere, abbiamo questo ottimo canile che veramente diciamo, possiamo utilizzare. Da lì possono venire altre cose, ci sono, va molto di moda il discorso dell'agility dog, che tra l'altro è una cosa veramente molto carina, molto divertente, dove padrone e cane giocano insieme, quindi fare un campo di agility non ci vuole niente, cioè il costo è il minimo. Poi insomma questo è un attimino da questo argomento, però diciamo il fatto di recepire le istanze dei proprietari dei cani, dei cani che devono essere eseguiti, qualifica secondo me il comune e può avere un ritorno positivo immaginato alla media distanza. Grazie. Si possono mettere pure i microfoni. Ce lo impone
specifico la legge 4, proprio nel 181, l'articolo 4, parla di altro. Devo letto bene il regolamento, volevo soltanto fare delle considerazioni di scritto, perché noi le possiamo scriviamo, e ne avevamo lettura. C'è l'approvazione di un regolamento per la popolazione canina e la disciplina della convivenza uomo-animale, penso sia di fondamentale importanza per un paese, come diceva la dottoressa, il cosiddetto civile, e per un territorio a popolazione turistica come il nostro. L'importante però poi anche di far rispettare questo regolamento, perché fondamentalmente ci sono le strategie che io credo di controllo importanti perché lo sono pianificato. Proprio su questa direzione DAO, infatti, le ordinanze sindacali che verranno sottoscritto nel 2009 e nel 2011, che sono anche molto attivo, e alcuni consiglieri sono ricordati benissimo, cioè, insomma, andavo nel consiglio, proprio una cosa nello specifico, il 28 luglio 2009 appena ha letto, quindi formato l'ordinanza numero 5, la quale dava chiare indicazioni sulle modalità, i diritti e le sanzioni inerenti alla gestione degli animali in compagnia, poi infatti la finanza numero 1 del 13 gennaio 2011 aveva l'oggetto istituzione della radica canina, la quale si rifaceva in modo chiaro all'ordinanza del Ministero della Salute con il ciclo urgente del 6 agosto 2008, concernente le misure e gli obblighi per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, cioè il microchip, come avevo detto io in tutto l'esposito. Oggi chiaramente con l'approvazione di quel regolamento noi ci apprestiamo ad approfondire in maniera dettagliata l'argomento, quindi penso che alcuni suggerimenti e richieste di integrazione da parte di chi siano anche per accetti al fine di migliorare un documento di grande importanza e penso di grande utilità per la nostra società canina. Il regolamento propostoci, io ho detto dal singolo e dal delegato, di riferimento, si sofferma molto sulla parte dedicata ai divieti e alle relative sanzioni, oltre che anche a questa novità del caso sportivo, quindi alle sanzioni di classe non è per speranza quanto prescritto, ma credo che vada anche leggermente integrato nella parte destinata al benessere della popolazione canina, facendo riferimento in particolare a quanto previsto dall'accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 in materia appunto di benessere degli animali da compagnia e pet therapy. Oltre a quanto sopra evidenziato, a integrazione delle presenze del Parlamento, vorrei porre l'attenzione dei colleghi consiglieri sull'ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, in particolare l'articolo 2, che potrebbe arricchire molto il documento in esame di approvazione in materia di divieti. Non va dimenticato infine quanto stabilito dall'ordinanza ministeriale 6 agosto 2008, cioè della validità di adeguaggio di riconoscimento nel caso in cui si trattasi di registrazioni canina effettuate prima del 1 gennaio 2005 affinché si possa far parte del sistema identificativo nazionale per i cani. E ciò concitato in questo regolamento all'articolo 10, appunto dedicato alla salute canina, che questa è appena quindi che vale in grado. Visto quanto sopra evidenziato, il sottoscritto normale dell'opposizione, a fine dell'approvazione del presente regolamento, per garantire uno strumento valido agli organi di controllo, l'autorità, il fenomeno già da agire, nonché la corretta protezione degli animali e protezione da parte dei cittadini, vista la legge 4 in materia di animali e protezione e prevenzione del randagismo numero 281 del 1991, letta la conferenza permanente tra rapporti tra Stato, Regione e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, del 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali e compagnia e pet therapy, vista l'ordinanza del Ministero della Salute 3 marzo 2009 e 12 dicembre 2003, e vista l'ordinanza ministeriale condivisibile e urgente del 6 agosto 2008 concernente le misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione di canina, a integrazione del presente documento delle orientazioni chiede quanto di seguito specificato. Guardate, vediamo insieme, ci sono regolamento da mano, ma c'è un'integrata proposta integrare l'articolo 5, se ce lo vediamo insieme, con la dicitura secondo quanto previsto l'articolo 1, 2,
qualsiasi titolo accetti di tenere un carro non di sua proprietà e assume tutte le responsabilità per il relativo periodo. Secondo quanto previsto dall'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni, la provincia autonoma di Trento e Bolzano, in materia di benessere degli animali di compagnia, la dicitura assicurare al cane le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico. Allegare oltre all'accordamento, allegato a l'accordo di cui al punto precedente concernente la dimensione dei box per i cani definiti in base al peso delle esemplare, nonché al numero dei cani che operano nei box. Integrati all'articolo 6 della dicitura sono esentati, penso che sia il caso di fare, se è opportuno, dal divieto di introdurre cani in bari, ristoranti e simili, se trattasi di cani da accompagnatori, per il cane accompagnato di soggetti affetti da società, sempre dietro esplicita approvazione del gestore dell'attività. Insomma, penso che sia una cosa che si possa fare. Integrare l'articolo 7 con qualche cosa del regolamento, vabbè, il regolamento non un'altra cosa. Dicevo che è giusto, non è visto questa cosa, è giusto. Integrare l'articolo 7 con quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 sull'ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'immunità pubblica dall'aggressione dei cani, nello specifico. All'articolo 1 dice il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere e del controllo della condizione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni di lesioni infettivi animali forse provocate dall'animale stesso. All'articolo 2 sono vietati l'addestramento di cani che esalta l'aggressività. Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività, la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'articolo 1, comma 2 e 3 della legge 14.100.000, numero 376, gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, questo c'era scritto e poi mi sono qua, lo fornisce un po' dopo, con particolare riferimento alle gestione delle cortiocane, dai corretti, dai della cosa che c'era, fatte eccezioni per i cani appartenenti alle razze, canini riconosciute dalla Confederazione competente, con l'autonomia prevista dallo standard, sino alla reclamazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Poi, in quanto divieto, la vendita e la commercializzazione di cani sono proposte di interventi. Integrare con l'articolo 10 indicato dall'anima di canina con la seconda dicitura, al fine dell'inserimento del sistema identificativo nazionale, sono esentati dall'obbligo del microchip per cani gli esemplari provvisti del tatuaggio identificativo iscritto all'anima di canina prima del 1 gennaio del 2005. Per ultimo, ma non meno importante, integrare il regolamento con il divieto del patrono di cani, gatti o qualsiasi altro cane custodito nella propria abitazione, specificando ovviamente la sanzione prevista in caso di non ottemperanza. Oltre a quanto sopra richiesto, a fine dell'approvazione di questo regolamento, ma solo a scopo informativo, si chiede al signor Sindaco di analizzare in materia se il Comune ha provveduto a quanto previsto dalla legge 4.181.14.91, articolo 4, in particolare, non esistendo canini municipali, se ha regolarmente provveduto ad una convenzione con qualche canino autorizzato al fine di prevenire il randagismo nonché ad operazioni di controllo delle nascite. Questo perché io feci una convenzione con la per sé, quindi la sesta, questo è. Anche perché poi grande anche questo Scusa, la sanzione è scritta.
bellissima iniziativa e bisogna veramente complimentarsi con le signore, ma non da oggi, perché la loro storia di essere vicino a questi animali la conosciamo tutti quanti. È veramente notevole, anche perché io sono un appassionato di cani, della dottoressa, lo sa, ne ho un po', ne avevo di più purtroppo, per questioni di età sono andato via. Però mi piace anche essere molto chiaro in quelle che sono le preoccupazioni un pochettino da parte mia, che non vorrei che questo intercarico di lavoro poi sia, diciamo, concentrato su questi volontari. Nel mio quartiere, tanto per essere chiaro e fare un esempio lampante, c'è un cane di quartiere che si chiama Macchia, che è trovato piccolissimo e aveva tutte e due le gambe rotte. Noi lo abbiamo soccorso e oggi ci sono due amici che lo curano a dovere. Però questo cane, l'anno scorso, una sera, ed è un cane pacifico, buonissimo, ha aggredito una signora, la moglie del dottor Renato Ciocciano, provocandogli 40 punti di sutura all'improvviso. Il giorno dopo è arrivata l'ASL, l'ha tenuto sotto osservazione per due giorni, il cane è ancora là e l'ha dichiarato non pericoloso. Voglio dire che in queste cose bisogna stare molto attenti, perché un cane che ha provocato 40 punti di sutura e lo teniamo come cane da quartiere e l'ASL lo dichiara non pericoloso, secondo me c'è un altro... volevo arrivare proprio a questo. Secondo me, come dicevate prima voi, è tutto il processo che deve essere ben curato per arrivare a far sì che un cane venga eletto cane di quartiere. Perché dietro un cane ci sono poi tante procedure da fare, no? Abbiamo tanti cani, perché dobbiamo pensare ai cani da quartiere, ma dobbiamo guardare che poi con la scusa dei cani da quartiere non ci ritroviamo in un paese pieno di cani randagi, che può essere con la leptospirosi, con altri tipi di malattie che poi provocano altri problemi. Quindi secondo me va fatto un lavoro molto attento su questa cosa, selezionare appunto questi animali, capire quali possono essere definiti cani da quartiere, ma questo però non ci deve far dimenticare che ci dobbiamo preoccupare anche del fenomeno del randagismo, che voi combattete da soli e curate tanti animali con tanta passione e volontà, ma ci sono anche tanti problemi in giro che specialmente le sale diventano problemi importanti, perché poi tutti lasciano questi cani, e di episodi dolorosi purtroppo ne abbiamo sentito pure qualcuno. Quindi io mi associo a questa idea di curare questi animali, anzi mi ritengo anche nel mio piccolo a vostra disposizione per quello che si potrà fare per questi animali, ma facendo un'attenta azione, quindi con il microchip, un'attenta individuazione e seguendo tutte le procedure. Ripeto però, questo non deve far passare in secondo piano quello che è il randagismo e che è una cosa che da anni e anni e anni ancora a Camerota nessuno siamo riusciti mai a estirpare. Va bene? Grazie. Sarò molto breve, giusto perché l'argomento merita, così come hanno fatto i colleghi di precedenza, merita non solo attenzione, ma soprattutto per ringraziare dei signori che sono presenti, perché è da anni che si occupano con passione e con, diciamo, a volte sacrificando anche la propria famiglia e il tempo libero per accudire i cani, per accudire i tanti cani randagi sparsi sul nostro territorio. A me è capitato in qualche occasione, io capisco anche le perplessità, ma non tanto perché è perplesso rispetto all'iniziativa il collega Scarpina, no, perché può capitare tante volte, capita anche nei cani, voglio dire, curati all'interno di un contesto familiare, che a un certo punto impazzisce, notizia di una settimana fa, e poi dopodiché diventano aggressivi. Ma i cani sono come gli esseri umani, anche l'essere umano può, diciamo, a volte, e capita in qualche occasione, naturalmente perdere il controllo e essere portato a fare degli atti o dei gesti naturalmente che non fanno parte
della propria esistenza. Detto questo, io penso che sia fondamentale oggi l'approvazione del regolamento, la previsione del cane di quartiere, perché poi come località turistica noi spesso assistiamo anche, diciamo, al fenomeno del randagismo che proviene dall'esterno, che questo è un altro dei fenomeni che purtroppo abbiamo assistito negli ultimi anni, e soprattutto quando poi c'è il gruppo di randaggi, e allora a quel punto diventano pericolosi. Io sono un amante di cani, quindi ne ho tenuti tantissimi, e questa è una delle ragioni perché i cani vanno naturalmente vanno tenuti come diciamo dei figli. Ecco perché oggi questa iniziativa, quindi il cane di quartiere, è non solo un'iniziativa che va nella direzione di completamento anche dell'offerta turistica in generale, che è un altro degli aspetti che in alcuni momenti può creare turbativa nei periodi soprattutto di alta stagione. Così come ritengo che sia fondamentale il protocollo che si va a siglare con l'altro, perché attraverso il protocollo che si sancisce quello che sono i parametri da rispettare e quelle che sono poi le modalità per assumere, guidare e portare avanti l'iniziativa all'interno dei quartieri. Non ci sono altri interventi per le conclusioni del sindaco. Sarà una conclusione che sarà stata veloce. Mi associo anche io al ringraziamento per la dedizione con la quale Cinzia, ma insomma le altre signore volontarie, appunto si dedicano ai nostri amici, no? Cani. Solo chi non ha o non ha avuto un cane non capisce quella che è l'importanza di averlo come amico. E allora, oltre ad essere un atto di sensibilità quello di questa sera, è un atto di cultura, è un atto di civiltà quello che stasera andiamo ad approvare. Un atto di civiltà che ci deve vedere impegnati tutti quanti, perché appunto il cane di quartiere sta proprio a rappresentare questo. Ognuno all'interno del proprio quartiere deve dare una mano per creare, io dico a chi ne sa più di me, quindi mi rivolgo alle signore, proprio per creare i fascicoli del cane. Cioè, per ogni cane noi dobbiamo sapere la vita di quel cane, se ha fatto dal punto di vista appunto medico, sanitario, tutti i passaggi dovuti, come possiamo intercettarlo, quindi il discorso del microchip, cioè tutta quella che è la storia di quel cane, per dare appunto allo stesso animale poi la dignità che merita, perché sono d'accordo con chi dice che vanno trattati come uomini. Allora io credo che questa sera noi iniziamo un percorso, c'è tanto da fare anche per i cani che vengono poi dopo portati dagli ospiti, dai turisti nel nostro comune nel periodo estivo, ma io dico durante tutto l'anno, perché sono tanti i proprietari di case da fuori che molte volte non vengono a fare il fine settimana da noi perché magari non c'è l'assistenza dovuta per i propri cani. Noi attraverso questa sinergia che da questa sera inizia, ma per la verità con Cinzia c'è sempre stato, insomma, prima a livello privatistico e adesso anche a livello istituzionale, a livello comunale, dobbiamo essere vicini per creare le migliori condizioni affinché non solo dal punto di vista appunto etico relativo alla sensibilità, ma anche dal punto di vista economico, si creano quelle condizioni affinché la convivenza dell'uomo col cane diventa sempre
migliore e diventa anche un motivo di attrattiva e di marketing per quanto riguarda il discorso turistico. Quindi vi ringraziamo veramente di questa bella occasione che ci avete dato, che dovrà essere, come dicevo prima, l'inizio di un bel percorso che ci vedrà essere comune leader anche da questo punto di vista. Passiamo alle relazioni del Cino. Che è favorevole alle nostre integrazioni. Con un'integrazione Grazie.
Questo deve essere uno stimolo, più un contrasto, deve essere uno stimolo per il futuro. Caro consiglio sindaco e cari consiglieri, voglio permettere che è tema importante che si approvi uno schema di dimensioni per la gestione del piano di zone di servizi sociosanitari per quale l'esigenza di un territorio di questo come quello di lavoro. Francamente, in realtà, negativo avere più tempo a disposizione per una valutazione approfondita nella zona è anche per un fondo magari la maggioranza per capire come esso è articolato. Anche perché l'adesione a tale convenzione, così come specificato dal documento istituzionale, convocato a Sapri in data 19/4/2013, rappresenta l'assunzione di grande responsabilità e di reciproci impegni tra il piano di zona di servizio sociosanitario e le amministrazioni che vengono da Sapri. E le amministrazioni che vi aderisco. Si parla dell'associazione di gestione associata di attività e di servizi, si parla di definizione delle modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali conformi alle leggi e alle indicazioni programmatiche. Si parla di ottimizzazione delle risorse, si parla di fondo unico d'ambito, di ruoli, di soggetti e istituzioni coinvolte nell'attuazione dei servizi. Argomenti dunque complessi e delicati che decideranno della qualità e della quantità dei servizi sociali da destinarsi al popolo camerutano che ha molto bisogno di un sistema assistenziale che tuteli in modo forte le fasce deboli. Oggi, cari colleghi, sì, è vero sì che ormai sono stanca di queste condizioni, ma oggi andiamo a far parte del nuovo piano di zona S9, cambia un po' l'aspetto dell'assistenza sociale. Oggi, cari colleghi, entriamo nel complesso mondo della legge 8 novembre 2000, numero 228, articolato, compressa. C'è stato tanto lavoro da parte delle istituzioni per fare la legge. Quindi, prima di alzare la mano un segno di approvazione, sì, sono schede standard, basse, che conosciamo, io dato una lettura così approssimativa perché il tempo è stato proprio dovuto leggere, quindi mi pensavo anche a vedere pareri di altri colleghi amministratori, di sindaci che hanno partecipato a questo incontro, perché questo incontro rappresenta tanto per noi in questo momento difficile, complesso. Quindi, dicevo, io voglio, nel modo più assoluto, cari colleghi di opposizione, insieme a voi, che il sindaco o l'assessore delegato, chiaramente qui fanno parte tutti i sindaci che è importante, quando c'è lo schema di convenzione importante che va del sindaco, mi debbano illustrare in modo dettagliato su quanto discusso in seno al coordinamento e soprattutto sulle perplessità sollevate dal rappresentante di provincia e dal comune di Santa Maria a convincerci a trovare con piena soddisfazione e orgogliosi del nostro comportamento. Ma francamente, cosa volete che sia illustrato in questa sede? Di che cosa vogliamo parlare? Prima di tutto, caro signor sindaco, e questo ripeto deve essere uno stimolo per il futuro, voglio far notare che la ratifica del Consiglio Comunale della Sessione di Convenzione doveva avvenire entro 30 giorni della verifica di coordinamento istituzionale e oggi, come si può notare, 30 giorni sono superati. Ma questo ha come importanza, non voglio entrare con il diritto di ha poca rilevanza, mentre non capisco, cari colleghi consiglieri, cari colleghi di opposizione, oggi su cosa vogliamo confrontarci, di che cosa vogliamo parlare. Anzi, ancora peggio, voi, signor sindaco, su cosa
cosa volete relazionarci o illuminarci la mente se il giorno 19 aprile presso la sede del comune capofila a Sapri, quindi del nuovo ambito sociale territoriale S9 alle ore 18:50 il comune di Carola era assente. Un incontro così importante in cui partecipano gli interventi di sindaci senza delegare nessuno, senza delegare l'assessore, che sono proprio il delegato solo voi per seguire i vari processi. Camarota sta vivendo forse un periodo di massimo splendore, quindi si prende il lusso addirittura di non partecipare. Io mi sono portato il verbale, come ho evidenziato, pure l'assenza del comune di Camarota, l'ho cadastro della Fabriosa perché sono sotto campagna elettorale. Ovviamente di questo dovrete dare ragionevole spiegazione ai cittadini, oltre che a noi. E non solo di questo, caro Filossice. Infatti, tutti noi vogliamo sapere come mai, dopo tanto rumore, dopo tanti proclami televisivi, dopo tante promesse che vanno ad accumularsi alle altre non mantenute, il comune di Camerota, pur essendo il comune più popoloso ed importante, non è diventato comune capofila dei servizi sociali per l'ambito S9. Ne avete fatto un quanto, ma si è trasformato nell'ennesima presa in giro. La risposta a tutto questo è molto semplice, cari colleghi e cari concittadini. Tutto questo avviene perché Camerota ancora una volta non è stata in grado di intrecciare rapporti di nessun genere con gli altri comuni d'ambito, perché siamo visti in modo negativo, perché siamo considerati poco affidabili, e la storia politica del passato ha consegnato oggi a tutti noi e ai nostri figli un'immagine distorta e decadente di un territorio che dovrebbe essere una perla in tutta la regione campana. Ma purtroppo appare sempre sui giornali per cose negative. Oggi pare che quei tempi stiano per ritornare. Ancora una bocciatura vergognosa e deprimente, ancora promesse non mantenute, ancora un fallimento di un'amministrazione che si regge in piedi per miracolo e che vede il solo assessore Larino a lavorare solo e a portare acqua al mulino, nient'altro. Io vedo tutto fermo, tutto tranne, e ripeto tranne, che è una missione di pace inviata a Cittiglio per andare alla ricerca non so di quale tipo di turismo e che ha lasciato dubbi e incertezze e strane voci rispetto alle spese sostenute e alla gestione della cosa in terra lombarda, di cui in futuro sicuramente vedremo chiarimenti insieme ai colleghi di opposizione. Io sono anche disposto ad approvare questo schema, come ho detto prima, che non contiene novità eccezionali rispetto al passato, ma devo far notare purtroppo, come già detto in un altro consiglio comunale, che l'assenza del comune di Camerota con un coordinamento così importante dimostra in maniera evidente che da parte del sindaco e del delegato ai servizi sociali non vi è alcuna attenzione verso le problematiche sociali locali e purtroppo se ne vedono i risultati. Dunque, cari colleghi, detto questo, tengo a precisare che se non saranno date risposte soddisfacenti alle nostre richieste di chiarimenti, se non saranno messi in piedi argomenti di tutto rispetto e degni di attenzione, vi sarà da parte nostra un'astensione di attesa e di manifesta delusione da parte di tutta l'opposizione, perché non si può votare contro a un documento così importante e che non desideriamo che sia così sottovalutato da chi oggi ci amministra.
Quando, con questo qua oggi la presenza delle polemiche in questa parte, un sollecito così leggero, ma quando il sottoscritto ha espresso in passato, in modo civile e politico, il proprio pensiero sulla gestione dei servizi, il sottoscritto è stato attaccato, è stato mortificato e offeso pubblicamente in consiglio comunale con interventi e con atti vergognosi che hanno fortemente, e ripeto, fortemente danneggiato l'immagine e la sfera privata di cui sta parlando. Metodiche e politiche da altri tempi messe in campo purtroppo, e dico e sottolineo purtroppo, da un giovane che sicuramente penso rappresenta il fallimento politico della nuova generazione, atti che vanno al di là dei compiti di un buon amministratore, metodiche che hanno sicuramente deluso le aspettative di una sana cooperazione camerotana che si aspetta tanto dai giovani e non la brutta copia della politica degli ultimi 40 anni. Il popolo va rispettato e ognuno di noi dovrebbe essere d'esempio per chi ci ha votato ed esempio per le nuove generazioni. Oggi gli atti e gli eventi danno ragione a chi vi parla e almeno in questa seduta consigliare non si voglia ancora mettere in campo i propri passi e peschini invece di operare insieme in modo costruttivo per il nostro popolo. Mi aspetto per qualcuno che ci convincano e convincano tutta l'opposizione a dire sì all'approvazione di uno schema di convenzione che ritengo fondamentale e spero che in futuro, caro sindaco, ci sia più attenzione verso i servizi sociali. È una presenza costante sempre da tutti i coordinamenti istituzionali che devono fare dal comune Campina, perché come dissi durante quel famoso consiglio comunale, e questo deve essere sempre uno stimolo, le battaglie si vincono presso le sedi di coordinamento e non seduto in un ufficio del comune aspettando che la grazia piova dal cielo. Io mi sforzerò a non entrare in polemica, perché se oggi siamo in consiglio comunale e viene presentato uno schema di convenzione e noi lo potremmo tranquillamente modificare, fare i cambiamenti che vogliamo, riportando tutto nella sede appropriata, significa che probabilmente il sindaco e il suo delegato già avevano verificato la bontà dello schema di convenzione che poi è stato approvato. Voi potevate anche chiedere il motivo per il quale non c'è stata la presenza del comune di Camerota. Io l'avevo anticipato. Purtroppo, se ci sono altri impegni e si fa la convocazione il giorno prima, data 18.4 per il 19, io in maniera corretta per far sì che lo schema di convenzione venisse approvato il più in fretta possibile dall'assemblea del piano di zona, ho detto approvatelo lo stesso perché io già l'ho verificato, l'abbiamo verificato insieme all'assessore. Essendo uno schema di convenzione standard che avevano già visto anche gli altri sindaci, mi è sembrato più corretto, mi è sembrato più giusto farlo approvare immediatamente per dare immediatamente corso alla nuova gestione del nuovo ambito. E allora
il consigliere Del Gaudio se lo poteva risparmiare l'ennesimo intervento polemico. Andiamo invece alla sostanza dei fatti. Andiamo invece a valutare quello che è l'attività di questa amministrazione, che nonostante la ristrettezza economica, nonostante il periodo transitorio in cui non si sa nemmeno quali sono le risorse messe a disposizione per i servizi sociali, riesce a dare servizi. Basta chiederlo all'interno delle scuole, basta chiederlo all'interno delle famiglie che hanno questo tipo di assistenza e basta chiederlo anche nella frazione dove tu sei il più presente, per capire come siamo vicini alle istanze delle persone più deboli del nostro comune. E lo siamo non solo elargendo i servizi, ma lo siamo anche nella vicinanza quotidiana. E allora avrei veramente, insomma, avuto il piacere di avere un intervento pacato questa sera rispetto a un argomento che non dice nulla sulla questione dell'erogazione dei servizi. Questo è uno schema di convenzione, come dicevo prima, che insomma approvano tutti i comuni, perché è stato redatto da funzionari che oramai fanno questo da sempre e lo hanno così articolato bene che veramente nessun comune trova il motivo per poter apportare anche la minima aggiunzione o togliere qualche cosa. E quindi io credo che il consigliere Del Gaudio debba chiedere scusa anche a chi per la prima volta si è presentato in questo consiglio comunale e si è buttato in una delega difficilissima, complessa, con l'energia, con la sensibilità e con la tenacia in cui sta facendo l'assessore Garofalo, perché proprio il fatto che hai gestito questa delega sai benissimo le problematiche che giorno per giorno attraversano il comune. Noi abbiamo delle situazioni che sono veramente complicate da affrontare e tu che hai gestito questa delega lo sai bene. Ci sentiamo tutti i giorni con i parroci, ci sentiamo tutti i giorni con coloro che veramente in maniera dignitosa hanno bisogno e quindi devono avere l'assistenza che meritano. Molte volte purtroppo l'ente non è in grado. Ecco, io credo che su questa delega, sui servizi sociali, non bisogna fare demagogia, dobbiamo essere pratici, dobbiamo essere uniti per poter dare veramente il massimo del supporto a chi ne ha bisogno. Grazie. Sulla capacità e sulle difficoltà della delega io sono consapevole, perciò mi metto sempre a disposizione delle forze per garantire più servizi, perché quando io sindaco mi occupo di confrontarci sull'operato, si trova la domenica, provo a dire questo, sono d'accordo perché deve essere un stimolo a fare di più dell'altro, come una contraddizione, ma questo è un confronto sano. Questo deve essere il modo di affrontare il problema ed è questo che è stato fatto prima e spero che l'abbia fatto dopo, perché io ho cercato di fare, non pensavo a volte di portare la rete sul sociale, mi sono fatto un elenco delle mie attività e non sono poche e io sono stato solo un anno e mezzo. Non dimentichiamo che è già passato più un anno, per esempio, il tempo vola e non li attendiamo. E io voglio che affrontate i servizi, perché io per necessitare il comune deve essere presente. Caro sindaco, la provincia ha votato contro, anche Santa Maria, non tutti hanno votato a favore. Quindi lei ha sbagliato a interpretare, perché si deve interpretare, hanno votato contro, ecco perché voglio capire, questi perché hanno votato contro? Perché io purtroppo non c'ero, la provincia che è un ente super partes che dovrebbe addirittura portare avanti interessi che deve abbracciare l'intera comunità, ha votato contro insieme a Santa Maria e anche gente, ho ricordato un altro comune che non mi ricordo, che ce l'hai lì, hanno fatto delle osservazioni per far cambiare.
convenzione prima che venisse approvata. Quindi penso che un nostro rappresentante debba comunque andare lì, pure per dire solo cambiamo questa lingua e mettiamo dall'altra parte. Ecco qual era la mia preoccupazione per il presidente. Ed ecco perché, se lei ha avuto importanti motivazioni, ce le dica, noi capiamo sicuramente sui impegni istituzionali, ma comunque il sindaco ha la possibilità di delegare, perché lei ha persone che hanno una laurea con delle capacità eccezionali e che possono tranquillamente e per rappresentare il comune insieme al primo coordinamento. Io avendo fatto una tavola del sindaco, non c'era, c'erano quasi tutti i sindaci erano presenti. Muzzo Corbucci, delegato comunque un medico di centro, è stato delegato al sindaco di centro, vede come c'era il sindaco di Anicelli, il sindaco Minerale, il sindaco Fortunato, il sindaco del medico Capofila, il sindaco Marchegiani, vede un nome che conosce benissimo, e io volevo vedere in questo elenco anche con soddisfazione che il nome del sindaco Romano, di un suo delegato sicuramente capace a poter portare avanti argomenti le problematiche di Camerota all'interno di questo coordinamento, questo è. Quindi se lei ci dice che ha avuto delle valide motivazioni, che io spero che non siano di salute di famiglia legale, perché questa cosa mi dispiacerebbe, perché lei sa, va al di là, ma io per questo lo voglio sentire, però voglio capire, lei è soddisfatto, ci dica, lei ha avuto necessità di interventi che lui non ha coordinato di legale. Se questo è, cari colleghi, diamoci un pizzico sulla pagina, approviamo sopra il sistema, però io mi consento di comunque di portare questi dubbi e queste perplessità in consiglio, cioè che ci andiamo a fare in consiglio, da alzare la mano, io non ci sto a fare questo. Volevo leggere solamente questa dicitura che forse il consigliere locale non ha capito. Data la lettura dell'articolo 8 dello schema di convenzione e di coordinamento istituzionale, propone di modificare il termine relativo alla notifica dell'avviso di convocazione di coordinamento istituzionale, sostituendo la dicitura di almeno 48 ore prima con la dicitura di almeno 3 giorni prima. Cioè, in altre parole, lo stesso comitato, lo stesso coordinamento istituzionale si è reso conto che addirittura 2 giorni prima erano pochi per fare delle notifiche, ma che doveva essere almeno 3 giorni prima. Per cui qua invece gli avvisi sono arrivati con notevole ritardo, sono arrivati sì e no con 24 ore. Allora facciamo un documento finito e raccontiamoci questa cosa. Però quello che poi in realtà sfugge è che comunque per quanto riguarda la maggioranza fa propria, cioè in realtà questa disposizione, questo regolamento per noi sta bene, cioè il regolamento fatto bene. Quindi ognuno, chiaramente ogni consigliere comunale è libero di votare a favore, però noi siamo, diciamo, favorevoli, anche se ci sono stati, diciamo, dei comuni che avranno avuto molto probabilmente delle cose da ridire, per noi invece questo, diciamo, questo scelta scusate, allora diciamo il voto contrario della provincia, che non è della provincia, è dell'onorevole Fortunato. E il comune di Santa Marina è sempre di un Fortunato, che in questo caso è il sindaco di Santa Marina. Là c'è l'annosa problematica relativa al centro De Rosa, del centro De Rosa, e c'è la polemica che dura da anni tra gli altri comuni e il sindaco di Santa Marina. Diciamoci le cose fino in fondo, questo voto contrario attiene a queste polemiche dove il comune di Camerota assolutamente non vuole entrare e non c'entrerà. Per quanto riguarda lo schema di convenzione, noi avevamo già avuto la possibilità di verificarlo e visto che nella giornata del 19 chi vi parla e l'assessore erano anche impegnati in altri ambiti e visto che doveva venire lo schema di convenzione in consiglio comunale dove se le cose in qualche modo venivano stavolte avevamo la possibilità di votare contro, di modificarlo, di fare quant'altro, visto che non è stato toccato quello schema di delibere che noi avevamo già verificato e sul quale avevamo dato già l'assenso, abbiamo ritenuto di venire in consiglio comunale e di chiedermi il voto su quello schema di convenzione così come era stato partorito in quella sede. Questo è quanto.
Brigate Capo è stato esaustivo nella spiegazione. Però penso che il tema di oggi non è tanto rispetto alla Convenzione, che noi comunque riteniamo di votare, e quindi non è la nostra, non è una polemica, ma è un'assunzione di responsabilità giustificata, perché è naturale che un sindaco può essere impegnato su più fronti, può essere impegnato in quell'occasione anche l'assessore di riferimento, ma diciamo la verità, in questo argomento che avevate in maniera eclatante, avevate annunciato la conquista della guida del piano di zona, è stata una bocciatura e noi questa bocciatura non la accettiamo con piacere, perché rispetto a questa bocciatura, quella è una sede nella quale voi potevate fare le dimostranze, ma soprattutto rivendicare il ruolo di comune capofila, perché perché Sabri ha una struttura già finanziata dalla regione per il piano di zona, semplicemente per questo motivo, perché i sindaci realizzati, i sindaci quando sono venuti i due incontri a Camerota ci hanno dato la loro disponibilità a poter votare anche il comune di Camerota una sua eventuale candidatura. Siamo stati noi che abbiamo fatto un passo indietro, un senso di responsabilità, perché c'era chiesto il sindaco di Sabri e noi abbiamo detto giusto che ciò avvenisse, perché tra i requisiti non c'è soltanto la popolazione, ma anche il distretto sanitario e altre cose. Avendo loro già una struttura realizzata era più comodo e quindi è andata in questo modo, cioè non c'è stata nessuna sconfitta da parte della comunità, quindi è una cosa che dovevamo chiarire, perché nessuno ha avanzato, cioè ha sostenuto, nessuno ha detto noi abbiamo vinto, saremo comune capofila. Era un'ipotesi avanzata neanche dal comune di Camerota, erano stati stessi alcuni sindaci amici, forse, non lo so, scontenti di come erano andate le cose con il vecchio piano di zona, con il piano di zona di Sabri, noi eravamo con Castellabate, a dire perché non ci provate, però le cose sono andate in questo modo. Per quanto riguarda invece le parole del consigliere Delgado, io mi sforzerò anche io oggi di non fare polemica, perché vi ho detto prima, la giornata di festa, però come si può non fare polemica nel momento in cui si viene qua e si butta la pietra e si nasconde la mano? Per l'ennesima volta dobbiamo parlare della questione delle assenze. Io pensavo di essere stato chiaro nello scorso consiglio comunale. Le mie assenze a Castellabate sono state tutte giustificate, perché io quando sono andato a Castellabate quello che mi è stato detto è: tu a giugno non farai più parte del piano di zona di Castellabate, quindi è inutile che vieni qui a coordinare con il piano di zona di Castellabate. Possiamo anche seguirci telefonicamente, a noi interessa solo una cosa, che cerchiamo di capire qual è il debito e insieme cerchiamo di trovare una soluzione per questo problema. Più di 100 milioni sono soldi per sociale, non è che sto qui senza salvare la prima, no, il problema dei vice. Quindi l'impegno c'era, i fondi per il sociale, o si paga il 100 euro, se si paga il più in zona, sono dovuti riuscire con la loro difficoltà a prendere il bilancio, che spesso è il sociale, tu lo sai benissimo, ma viene accusato di andare a Salerno in provincia con il sottoprocessore di Castramento, che invece si ricorda benissimo, penso che sia una cosa inaccettabile, e io lo provo per il dottore verbale,
onesto negativo perché non abbiamo conciliato per delle motivazioni valide, ma non sull'assenza. Poi, tornando al discorso di prima. Sono le modalità fatte apposta per me
da una persona giovane che ritenevo potesse dare un input diverso a questa amministrazione, ma purtroppo per me, come ho detto anche nella nota che ho depositato, per me e per molti cittadini è stata una delusione e io me ne dispiaccio. Questo è quello che ho detto in Consiglio Comunale rispetto all'indennità, questo è quello che è stato fatto. Metodiche da altri tempi che non servono a nessuno, servono solo a danneggiare l'immagine e la sfera privata di persone che lavorano seriamente dalla mattina alla sera per portare il pane a casa con dignità e con onestà. E questa immagine non deve essere scalfita da nessuno, manco dal Parlamento. Questa è una cosa che va battiata, che se poi ci vogliamo misurare, e io vado qua, e tu hai 5, perché io ho fatto questo, e tu vedo, per me non ci sono problemi. A me piace fare così, ma è quello un modo di fare che mi ha fatto andare in escandescenza, e oggi chiedo scusa, oggi per allora, di quel modo di manifestare il dissenso, perché mi ero arrabbiato, ma più per una delusione che avevo avuto in quel momento. Perché caro Paolo, e noi lo faccio in marzo tutte le attività, tutto il nostro lavoro, ma sai cosa? Io quando sono fatto, ma per me è un anno, è un mese, tutto il tempo passa. E deve essere un impulso, come si dice? Come ho detto prima, deve essere uno stimolo. Le borse lavoro, il contrasto alla povertà, il fondo umanitario dato dalle persone povere, interventi a favore degli anziani, c'è un reddito che non finisce mai, a cui ce ne devo tanto, tra Adi e Ada, essendo un subito sto parlando. Interventi sui disabili, fatto da sottoscritto, contributi familiari per l'affitto di minori, che ho seguito personalmente, lotte alle dipendenze, questo qua lo dico troppo. Poi c'è un elenco di tante altre attività che vanno al di là della routine, contributo alle famiglie con più di 4 figli, il 5 per 1000 al comune di Campo di Camerota, cura del bar e la medicina, e le soccorse per le medicine per gli anziani. Però dove risultavamo assenti ieri sindaco. Quindi questa è la correttezza che noi abbiamo.
Chi viene a polemizzare sull'assenza e sulle presenze sei tu, non siamo noi. Per quanto riguarda sempre l'assenza e le presenze, io perché ti ho risposto? Perché forse prima non sono stato chiaro. Tu sei andato, ma sei andato al voto arbitrale, praticamente dopo che non ti sei presentato da Cirielli per la procedura di conciliazione. L'anno prima, tu risulti assente. Sei andato dopo, in conseguenza di ciò è stato avanzato e proposto questo lodo arbitrale che è aggravato sulle casse del comune di ulteriori 10.000 euro perché tu non eri presente. Ma io questa cosa qui non l'avrei detta se tu non fossi venuto qui ad accusarmi per l'ennesima volta delle presenze e delle assenze. Quindi, vedi tu se ti conviene parlare, perché io posso stare anche in silenzio a ogni consiglio comunale, però io ho tanta di quella roba qua, di cose che tu hai combinato, che io ho una risposta pronta ad ogni tua accusa, Enzo. Ne vogliamo parlare? La cooperativa Iope, la cooperativa che tu dici ci vengono a fare prima. E allora non andiamo, poi voglio sapere cosa ti dirà Enzo, penso che arrivate al bambino che fine hanno fatto, magari non è una decisione. Lo stesso si è tenuto validamente senza che alcuna norma o
sottoposta a garanzia della cittadinanza e della legalità sia stata infratta. In ogni caso, per puntualizzare, si osserva che la stessa sentenza chiamata dai consiglieri di minoranza della loro nota evidenzia come la relazione del revisore dei conti, anche se assente, non determini la violazione delle norme in materia o vulnus del diritto. A maggior ragione si ribadisce che la relazione del revisore era presente perché depositata nelle 24 ore precedenti il Consiglio Comunale. Il termine di giorni 2 non è perentorio, ma semplicemente ordinatorio, e quindi nessun diritto della minoranza è stato violato e nessuna nullità può inficiare la seduta consigliare del 12 maggio 2013. In relazione all'autorianza dei consiglieri di minoranza si fa presente che gli stessi venivano debitamente notiziati con notifica fatta dal messo comunale in data 19 aprile 2013 sul rendiconto della gestione dell'esercizio 2012 e del relativo deposito degli atti. Si precisa ancora che alla richiesta fatta via email al ragioniere del comune di Camerota il 7 maggio 2013 era superflua, già che i dati richiesti erano già evidenziati nella documentazione messa a disposizione dei consiglieri di minoranza con le modalità anzidette. Null'altro poteva aggiungere né mettere a disposizione. Anzi, il ragioniere Garone, in data 19 aprile 2013, inviava il conto consuntivo a mezzo mail per consentire una lettura dei dati più agevole. Orbene, anche tale assunto non ha fondamento, giacché gli incombenti a carico dell'amministrazione sono stati puntualmente osservati, nonostante le oggettive difficoltà già rappresentate. Camerota, 22 maggio 2013. La risposta, grazie. Cercherò naturalmente di attenermi ai suggerimenti e soprattutto alle indicazioni del Presidente rispetto alla tempistica dei prossimi consigli comunali, ne facciamo ammenda, e anche rispetto alla signora che sta insieme aspettando il segretario, e quindi cercherò di essere breve. I consiglieri di minoranza appartenenti al gruppo di opposizione Alta Camerota, con il presente intervento chiedono al segretario comunale, dottor Salvatore Chiana, di conoscere chi provvede materialmente alla redazione delle delibere e numeri proposte che vengono successivamente pubblicate sul sito ufficiale dell'ente, e chiedono altresì di conoscere il responsabile del servizio al quale è affidato il servizio relativo alla pubblicazione sul sito ufficiale, dando un'informale risposta e procedendo alla lettura della mozione d'ordine, alla quale è stata poc'anzi data risposta, della precedente seduta, la quale, insieme agli allegati, chiediamo che vengano riportati integralmente nel testo. Pertanto, è una risposta, Presidente, è una risposta alla mozione d'ordine. E noi chiediamo che la presente risposta, non la volete aggiungere? Ma non la dovete aggiungere quello che voi dopo la relazione. Noi chiediamo al segretario, mette a verbale e pertanto tu devi dire se sei soddisfatto di fatto o di fatto. Infatti, sindaco, mi devi far parlare. Non lo dico. No, ma la regola era in Presidente, gentilmente, così come io ho avuto rispetto, io rispetto. No, ma per il rispetto delle regole. Rispetto che il sindaco faccia altrettanto e mi faccia concludere. Valutazione, come peraltro già formalmente comunicata alla prefettura con la nota del 15 maggio, della quale non copertura ma mediana agli atti, che diventa parte integrante anch'esse del presente intervento. E quindi pacifico che l'abbandono della seduta del 12 maggio scorso è stata dettata dalla circostanza della mancanza degli atti amministrativi contabili provvedeci alla discussione e approvazione dei punti riguardanti il conto di bilancio esercizio 2012 ed il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ossia per il dissesto finanziario,
altro che formalismi e comportamenti dai responsabili. A ciò si aggiunge che la mancanza di questa documentazione si è avuta anche dopo la formale pubblicazione sull'albo pretorio del comune di Camerota, dove impropriamente veniva riportato che detti atti deliberativi erano accompagnati dagli allegati, circostanza quest'ultimo del tutto falsa, atteso che nonostante le reiterate richieste formulate con nota numero 108 del 15 maggio 2013 e nota 6215 del 21 maggio 2013, le quali richiamo agli atti, i documenti relativi alle richieste in oggetto sono stati inviati al sottoscritto in data odierna alle ore 14:27 con messaggio di posta elettronica. Chiediamo quindi al revisore dei conti, dottor Fiorelli, al responsabile dell'ufficio finanziario, sulla base di quali documenti hanno rilasciato i propri pareri esposti e discussi nella seduta consiliare del 12 maggio scorso. Per tutto ciò, non avendo ricevuto alcuna risposta in merito, ribadiamo al segretario comunale, dottor Salvatore Diani, la richiesta di invio della presente mozione d'ordine completa degli atti richiamati e acclarati al protocollo dell'ente alla Procura regionale della Corte dei Conti, dando le assicurazioni ai sottoscritti consiglieri comunali di opposizione in forma scritta. Invitiamo i consiglieri di maggioranza, alla luce delle argomentazioni mosse, di evitare così, come richiesto dalla legge e dai regolamenti, di assumersi la responsabilità politica amministrativa degli atti adottati nella seduta del 12 maggio scorso, esprimendo in tal senso il voto favorevole alla mozione dell'ordine in discussione. Chiama gli assessori. Lascio. Quella di cercare con inutili formalismi di inficiare la regolarità del Consiglio comunale per determinare il dissesto finanziario dell'ente. Per questo motivo la maggioranza responsabilmente vota contro alla mozione, ritenendo che il Comune di Camerota farà fronte attraverso il riequilibrio di bilancio pluriennale alla debitoria nei confronti dei creditori, salvaguardando l'interesse generale dei cittadini che vedrebbero con la dichiarazione di dissesto aumentare le tasse al massimo livello. C'è un'altra dichiarazione di voto? Chi è contrario? Grazie a me.
favorevoli? Allora, favorevoli?